L'idea di Turandot probabilmente mi frullava nel cervello fin da quando avevo 15 o 16 anni, però ho sempre ritenuto che fosse la marionetta Puccini, lo dovevano lasciare in pace per le troppe emozioni che la sua musica comporta. L'alta tensione emotiva di una delle più belle opere di Giacomo Puccini, Turandot, scorre adesso lungo i fili delle marionette della compagnia Colla, in scena al Teatro Grassi. La storia della crudele principessa cinese, che fa decapitare i pretendenti incapaci di risolvere i suoi indovinelli, venne lasciata incompiuta da Puccini alla sua morte, avvenuta nel 1925. Il compositore, si pensa, stava incontrando difficoltà musicali e di libretto nel trasformare sul finale l'algida e sanguinaria Turandot in una donna innamorata. Il travaso d'amore, scriveva Puccini nelle sue note, deve giungere come un bolide luminoso. Quello che mi è piaciuto è stato adattare il tutto al mondo delle marionette, cioè fare in modo che le marionette non andassero a intaccare la bellezza della musica con dei gesti troppo meccanici, che non fossero ingombranti sulla scena, neppure come numero, come spesso succede nei nostri spettacoli. La compagnia Colla, per la prima volta nella tradizione operistica europea, ha realizzato i costumi a partire dai bozzetti originali dello scenografo e pittore Umberto Brunelleschi, che non furono utilizzati nella prima assoluta del 1926. Questi, insieme alle scene suggestive dei Colla, riportano la Turandot ad atmosfere da fiaba. Credo che Turandot, è vero che non debba avere gli ombrellini aperti alla Zeffirelli, per non toccare il gusto turistico di chi immagina questa Cina, ma è altrettanto vero che i tre mandarini non possono stappare tre bottiglie di birra seduti a un tavolino come se fosse l'Oktoberfest. E allora volevo invece che ci fosse una Turandot molto rarefatta. Tutto questo mescolato dà un nuovo melodramma. Non ci sono più quegli impeti verdiani, belliniani, donizettiani, di gente che va al sacrificio, che sa di dover morire. Qui c'è gente che soffre e questo secondo me era molto difficile tradurlo con la gestualità delle marionette. Per cui ho fatto lavorare i marionettisti sul concetto di rallentare i movimenti in funzione più degli intervalli musicali tra una parola e l'altra che non sulle parole stesse. Perché abbiamo lavorato anche su misure diverse, marionette e taglie diverse per dare il gusto della profondità, della prospettiva. Cioè, tutte queste cose che potevano essere accolte dal mondo marionettistico le abbiamo trasportate in questo spettacolo.